stiamo sbucciando 500 g di patate. Eliminiamo tutte le imperfezioni. Le vado quindi ad affettare. Facciamo delle fettine che non siano né troppo sottili né troppo spesse. Andiamo quindi a regolare di spezie. Sale, pepe e rosmarino utilizzerò. Mi raccomando, poco sale. Vado ora ad affettare della pancetta arrotolata. Io ce l'ho in un unico pezzo, voi potete anche farvela tagliare direttamente dal vostro negoziante. In alternativa potete anche utilizzare semplicemente la pancetta tesa. Vedete, io la faccio a striscioline. Questo è il motivo per cui ho detto non salate troppo, perché la pancetta è già molto saporita. Ed ora non faremo altro che assemblare il piatto. Potete scegliere una teglia di qualsiasi forma desideriate. Un filo d'olio in superficie, non tanto perché c'è sempre la pancetta, ricordate. Ancora un po' di rosmarino. E inforniamo il tutto a 200 gradi per almeno mezz'ora. Le vostre patate dovranno essere ben croccanti e dorate. Ed ecco la nostra teglia di patate e pancetta appena sfornata. Potete servirla anche direttamente in teglia, vedete, è molto carina. È ottima come contorno o anche per una cena veloce. Come sempre, se le nostre idee vi sono piaciute, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video o ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete. Attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margie!